Bentornate nel mio canale, oggi facciamo la cream tart, una torta con una base di pasta sablé, ottima per la festa della mamma, per compleanni o per la festa di San Valentino. È una torta fresca e potete guarnirla con frutta, cioccolato o caramelle. Largo alla vostra fantasia, vediamo subito come si fa. In una ciotola versiamo 190 g di farina 00, più 25 g di farina di mandorle e una bustina di vanillina. Mescoliamo le due farine e aggiungiamo 110 g di burro freddo e andiamo a fare un po' questo movimento con le mani. Dopo aggiungiamo un uovo piccolo ed impastiamo fino a formare un panetto. Mettiamo in frigo con pellicola per un'ora. Andiamo a stendere la pasta sablé tra due fogli di carta forno e con un cartoncino ritagliamo la forma che vogliamo fare. Ritagliamo la sablé e bucherelliamo con una forchetta. Inforniamo in forno statico per 10 minuti a 180 gradi. Ah, dimenticavo, dovete fare due basi, una sotto e una sopra. Prepariamo la crema. In una ciotola mettiamo 250 g di mascarpone e 60 g di zucchero e montiamo. Aggiungiamo anche la buccia di un limone grattugiata. A parte montiamo 250 g di panna. Ora versiamo non tutta la panna, ma solo 100 g nel mascarpone e mescoliamo dall'alto verso il basso. Mettiamo la crema in una sacca à poche e tagliamo la punta con le forbici. Ora sulla prima base di sablé andiamo a formare tanti ciuffettini fino a ricoprirla tutta. Mettiamo sopra la seconda base e se si rompe come è successo a me non vi preoccupate, tanto sarà ricoperta. Ricopriamo con altri ciuffettini di crema. Ora potete divertirvi a decorarla con cosa vi piace di più.
Se il video ti è piaciuto, lasciami un like. Io dedico questa torta a tutte le mamme che hanno un cuore dolce come questa torta. Noi ci vediamo alla prossima, un bacio, ciao!